Sabato 4 giugno 2022 siamo qui al Climat Fest, qui al lago di Niguarda, precisamente in via Luigi Ornato 138, dove si sta appunto svolgendo il Climat Fest. Noi come Milano News lo stiamo seguendo ormai da quando è iniziato giovedì e ricordiamo che andrà avanti fino a domenica. Che cos'è il Climat Fest? È un evento molto importante che cerca di sensibilizzare sulle questioni legate al clima. Sappiamo che stiamo vivendo un momento particolare, forse speriamo di transizione ecologica, per cui servono degli eventi come il Climate Fest che cerchino appunto di sensibilizzare le persone o comunque la cittadinanza a una gestione e a una cura del territorio che sia quantomeno appunto ecologica e quindi che possa fare del bene al pianeta anche per e soprattutto per le prossime generazioni. Tante associazioni partecipano a questo evento. Io ho qui il nostro fantastico book, giusto per darvi un'idea di quante associazioni hanno preso parte al Climate Fest. Abbiamo Emergency, abbiamo Hub Zain, abbiamo Città Giardino di Cusano Milanino, il Referendum per San Siro, abbiamo il Comitato La Goccia, Greenpeace, abbiamo Extinction Rebellion, Milano Climate Save, insomma tante associazioni, ma andiamo a vedere e cerchiamo di intervistare anche qualcuno di coloro che appunto partecipano al Climate Fest 2022. Io chiedo anche a Matteo di fare magari una panoramica anche sugli stand che partecipano a questa associazione. È una bellissima giornata di giugno e questo per esempio è il primo stand che vediamo, che è lo stand di Emergency. Salve, buonasera, buongiorno. Allora, questo è il terzo giorno di Climate Fest, come sta andando, come va? Ma, tempo permettendo, sembra che vada abbastanza bene, la gente è interessata a tutti questi temi e anche naturalmente a quello che facciamo noi fortunatamente. Ecco, oggi state promuovendo qualcosa di particolare oppure siete presenti appunto come Emergency? Sì, quindi ovviamente Emergency. Questa mattina abbiamo organizzato una biciclettata che è partita, che attraversa il parco e arriva fino al Giardino della Pace, dove abbiamo piantato un albero in ricordo di Gino Strada e uno in ricordo di sua moglie Teresa. E tra l'altro tra una mezz'oretta saranno qui. Per domani c'è questa corsa. Ecco, chiedo a Matteo se vuole avvicinarsi anche a vedere appunto la locandina. Il parco contro tutte le guerre, abbiamo già un po' di iscritti e poi facciamo la nostra raccolta fondi, abbiamo l'ultimo libro di Gino Strada, tutte le nostre informazioni sulla nostra attività. Ecco, una domanda riguardo appunto Climate Fest, quindi si parla di clima, che è un argomento molto vasto comunque sia per la salvaguardia dell'ambiente. Se lei dovesse dare un consiglio, magari anche alle nuove generazioni, su quale potrebbe essere il modo migliore o comunque qualcosa che possa appunto fare del bene per una transizione ecologica che si spera possa avvenire nel più breve tempo possibile. Mi fa una domanda grossa. Bisogna voler bene all'ambiente e quindi cercare di limitare al minimo l'impatto che abbiamo, ma in tante piccole cose, rispetto naturalmente dell'ambiente e della natura, la raccolta differenziata, chiunque la può farla con un bambino, e poi magari se una famiglia può fare delle scelte, non so, mettere dei pannelli fotovoltaici piuttosto che solari, cioè andare sulle rinnovabili. Perfetto, grazie mille, buon lavoro e buon proseguimento. Grazie, eccoci, siamo qui, come sempre per chi si fosse collegato siamo al Climate Fest e appunto abbiamo appena sentito Emergency, che è una delle associazioni più importanti comunque che esistono in Italia e nel mondo. Proseguiamo il nostro giro, vedete ci sono tantissimi stand con tantissime associazioni che hanno deciso di partecipare al Climate Fest 2022. Se vedete per esempio, se possiamo fare vedere alla mia sinistra, c'è già il primo evento di questa mattina, la festa di non c'è futuro per il pianeta senza giustizia sociale. E come vedete ci sono comunque tante persone che partecipano fin dalle prime ore di questo sabato mattina. Ricordiamo che il Climate Fest iniziava alle 10, quindi il primo evento alle 10, e su Milano News, sui nostri canali, potete seguire gli eventi appunto che fanno parte del Climate Fest. E proseguiamo nella nostra camminata. E arriviamo per esempio, abbiamo anche uno stand sul comitato nucleare
e ragione. Provo ad intervistare. Buonasera, buongiorno. Siamo di Milano All News, giusto qualche domanda. Allora, è un argomento un po' particolare, no? Quello del nucleare. È un argomento che ha delle controversie dal punto di vista della popolazione, no? Che cosa si può fare per sensibilizzare la popolazione sull'utilizzo di un nucleare sano, potremmo chiamarlo? Quello che noi facciamo è divulgazione. Quindi, quindi magari rispondiamo alle domande riguardanti il nucleare, perché magari giustamente le persone, non conoscendo questo argomento, hanno paura. Pensano, ma io ho paura delle radiazioni, però ci circondano, le banane contengono radiazioni. Le banane contengono, questa è una, è una novità, questa è una novità che non sapevo. Sì, perché all'interno c'è del potassio, e una percentuale di questo potassio è potassio 40. È un isotopo. Isotopo significa che è sempre lo stesso elemento, ma il nucleo può essere o più pesante o più leggero, perché contiene o meno neutroni o più neutroni all'interno del nucleo. E il potassio 40 è radioattivo, però noi comunque assumiamo sempre radiazioni durante l'anno per quelle cosmiche, oppure quando andiamo a fare una lastra, però non ci fanno male. Quindi noi comunque assumiamo, siamo sempre a contatto con radiazioni, però non ci succede nulla. Il problema c'è quando questa dose diventa molto elevata. In quel caso ci possono essere problemi. Però in ogni caso chi ci lavora comunque usa dei certi protocolli per evitare di superare determinati limiti, che altrimenti sarebbero dannosi per l'uomo. Ecco, quali sarebbero i vantaggi di utilizzare una forma di energia appunto come quella nucleare? Il vantaggio è che è una fonte controllata, è a basso impatto ambientale perché utilizza pochi materiali, ad esempio il combustibile viene usato per 3 anni all'interno di un reattore. L'altro vantaggio è che puoi regolare la potenza, cosa che difficilmente puoi fare con altri, le normali fonti rinnovabili come solare e eolico, perché non sei tu a controllarle, ma è il vento, funzionano se c'è vento, se c'è sole. Quindi questo è il vantaggio primario. Poi alla fine ogni fonte ha i suoi rischi, i suoi pregi e i suoi difetti. Quella del nucleare è quella che permette comunque di emettere poche emissioni a livello di CO2 in tutte le sue fasi di vita, quindi dalla costruzione alla fase di operazione, alla fase di smantellamento, e di poter controllare l'energia da erogare alla rete elettrica. Energia rinnovabili e nucleare, comunque sia una forma alternativa di energia a quelle che utilizziamo banalmente Servono assolutamente entrambi, perché normalmente le centrali di più vecchia generazione, adesso si sta pensando alla quarta, però adesso siamo alla terza più, è difficile regolare molto velocemente la potenza, quindi l'ideale ad esempio sarebbe coprire la domanda minima con il nucleare, mentre tutte le altre fasi in cui ci sono cambiamenti più repentini di domanda di energia elettrica con le rinnovabili. L'importante è sempre diversificare comunque. Ok, ti faccio giusto un'ultima domanda. Eventi che avete in previsione per questo Climate Fest? Qualcosa che magari sponsorizzerete al pubblico che viene qui? Ci sono più dibattiti pubblici. Mi avvicino. No, dibattiti pubblici non ce ne dovrebbero essere più. Forse con queste ragazze qua si pensava di organizzare un dibattito tra di noi, una mezza intervista podcast con un rappresentante di Greenpeace. Ah, ok. E gli eventi che avete fatto come sono andati? Vi siete trovati bene? Insomma, avete riscontrato... Ah, ok, perfetto. Avete riscontrato partecipazione? Allora, l'unico evento che è stato fatto è stato fatto ieri, i relatori non ci sono, però è andato bene, di sicuro ha generato abbastanza sia successo che pubblico, considerato che ora in sostanza è vuoto il gazebo. Era un evento dove si andava ad analizzare il fattore geopolitico, diciamo, del cambio di mix energetico. Quindi, per quanto è vero che appunto
il gas e il petrolio provengono da paesi arabi e dalla Russia, i pannelli solari, il sole ce l'abbiamo tutti, ma il silicio, l'arsenico, il disprosio, le terre rare no. E quindi bisogna tenere anche questa cosa in conto, perché nel caso in cui ad esempio la Cina smettesse di mandarci anche solo il silicio, non avremmo più i pannelli solari, non potremmo più installare nuovi pannelli solari, forse potremmo riciclare una buona parte di quelli vecchi, ma non potremmo più avere nuovi pannelli solari. È chiaramente un problema anche del nucleare, diciamo che ha il vantaggio che comunque i più grandi giacimenti di uranio nel mondo ce li hanno Canada e Australia, quindi sono comunque un paese sicuramente, sono due paesi sicuramente più stabili a livello geopolitico, e più avanti se mai diventerà o necessario o abbastanza economico, il più grande giacimento che possiamo avere è il mare, quindi potremmo installare delle spugne e prendere uranio anche da lì. Perfetto, grazie mille, buon proseguimento. Grazie anche a voi. Buon proseguimento. Grazie mille anche a voi. Ok, continuiamo nella nostra camminata tra i vari stand del Climate Fest 2022, abbiamo sentito appunto un comitato nucleare e ragione, abbiamo sentito Emergency, adesso proseguiamo, chiedo a Matteo di avvicinarsi, magari appunto mostrare, no? Quante associazioni hanno partecipato, alcune delle quali abbiamo già intervistato nel corso degli ultimi due giorni, tra giovedì e venerdì. Colgo l'occasione mentre camminiamo appunto per ricordarvi che siamo in diretta sui nostri canali di Milano News, appunto per seguire questo importantissimo evento che riguarda il clima e riguarda un po' il futuro di tutti noi. Anche qui alla mia destra potete vedere l'associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli di Milano, quindi ci sono tante associazioni di vario genere, perché ci sono associazioni politiche, associazioni ambientali, associazioni no profit, insomma sappiamo che il clima è un argomento che tocca un po' tutti gli argomenti che ci sono, no? Nel mondo e in Italia per quel che riguarda appunto il Climate Fest. Vedo che c'è qui anche il nostro direttore Fabio Ranfi di Milano News, quindi colgo l'occasione anche per fare anche a te qualche domanda in questa passeggiata che stiamo facendo. Siamo ormai qui da due giorni, dall'inizio del Climate Fest. Ecco, hai riscontrato tanta partecipazione? Sì, devo dire che insomma la gente è tanta. Poi questa idea di mettersi dove comunque c'è un'affluenza al Parco Nord, anche dall'utenza ormai del Parco Nord, è molto interessante, perché poi la gente si ferma, scopre, vede, conosce, e quindi insomma è molto interessante da questo punto di vista anche vedere come reagisce il territorio, perché poi quello che è importante è che una festa del genere, una festa come il Climate Fest, è inserita all'interno di un contesto territoriale ben preciso, che vuol dire Municipio 9, confine con Bresso, mi guarda al di qua del laghetto, insomma in un punto anche dove le questioni ambientali sono state importanti negli ultimi anni. Parliamo del Seveso, parliamo del laghetto che viene chiamato così, che sono in realtà le vasche di laminazione che sono state costruite proprio al di là della strada nel territorio ancora milanese, al confine appunto con Bresso, e quindi un punto insomma importante anche dal punto di vista proprio del... Attenzione, che stava succedendo il danno. Ho visto la bicicletta di un piccolino che stava andando. Se possiamo vedere, ci sono anche le nostre ragazze. La nostra troupe, intanto, che stanno seguendo altre. Ma che dicevo appunto, l'importanza ormai di questo Climate Fest è non solo nella partecipazione, che è molto interessante, appunto, la partecipazione dei locali, cioè di chi passa di qua tutti i giorni e per una volta invece si trova a essere colpito, invaso da informazioni importanti sull'ambiente, ma soprattutto è importante anche il luogo, nel senso che appunto parliamo di un punto, come dicevo prima, dove la questione ambientale è uscita più spesso che in altre zone di Milano, dove il parco spesso è stato un po' minacciato da certe costruzioni, da certe voglie anche di espandersi, e quindi insomma credo che il Climate Fest sia una cosa interessante, e questo bellissimo viale pieno di
realtà associative di cui molte della zona, ma molte anche vengono da fuori, insomma ne spiega bene l'intento. Io vi lascio che continuo a seguire delle cose e poi torno al punto regia, ma voi continuate pure a far vedere quello che c'è. Perfetto, grazie mille Fabio. Ok, abbiamo sentito anche il nostro direttore Fabio Ranfi sull'importanza che un evento come questo può avere dal punto di vista dell'impatto sulla cittadinanza. Adesso alla mia sinistra potete vedere anche lo stand del WWF, credo che stiano facendo già un evento, proviamo ad andare a vedere se possiamo farvi qualche domanda? O siete... ok, allora siamo qui, chi intervisto? Chi è il fortunato? Ok, allora siamo qui al Climate Fest, cominciato giovedì, grande partecipazione, come sta andando? No, beh, siamo appena arrivati perché noi abbiamo fatto solo oggi, c'è un po' di movimento di persone, ci riusciamo a avere anche dei confronti con altre associazioni, devo dire, sta andando abbastanza bene. Avete in programma qualche evento? No, stiamo facendo un banchetto dimostrativo, stiamo diciamo portando il WWF e tutte le attività che il WWF fa in Lombardia a questo evento, dove parleremo di osi, per qua ci sono alcuni dei piani informativi delle osi del WWF, poi vabbè, tutti i progetti internazionali che ha, gli eventi che faremo a Milano e poi abbiamo anche una bandiera delle guardie WWF per raccontare un po' delle attività che le guardie WWF fanno durante il periodo venatorio di antibracconaggio. Ecco, forse una domanda banale, che però in realtà non è così banale se pensiamo a come sta andando il mondo ad oggi, no? Quanto è importante sensibilizzare l'opinione pubblica sui cambiamenti climatici e su tutto quello che ci circonda? Perché spesso si ha quasi l'idea che questa cosa non ci riguardi, no? Tanto succederà poi, però questo poi prima o poi arriva. No, il poi è sempre più vicino e quindi bisogna cercare di sensibilizzare molta più gente possibile e il WWF lo fa diciamo collaborando anche con alcune aziende e diciamo mettendo dei paletti per far sì che diciamo riesca ad avere le tematiche ambientali sempre più vicine alla sostenibilità che ci prefissiamo. Perfetto, grazie mille, buon proseguimento. Ok, abbiamo intervistato anche lo stand del WWF, che è inutile anche che ve lo dica, una delle associazioni più importanti al mondo. Adesso mi avvicino alla postazione numero 32 dell'ACRA, cercando di vedere se anche qui possiamo intervistare qualcuno. Se puoi vedere anche stanno... Ok, siamo qui, ok, ne ho preso uno. Ottimo. Ok, allora, intanto ti chiedo di presentarti appunto e perché siete qua al Climate Fest. Perfetto, allora io sono Davide di ACRA. ACRA è un ONG milanese che si occupa prevalentemente di cooperazioni internazionali, però diciamo all'interno delle varie attività che svolge nel settore e in particolare programmi Italia Europa abbiamo un focus su tutta la questione ambientale e quindi lavoriamo sia all'interno delle scuole sia all'interno dei centri di aggregazione giovanili, appunto con attività di formazione rispetto alla sostenibilità ambientale, e lavoriamo all'interno di un progetto europeo che si chiama Food Wave, che studia il nesso tra il cibo e il cambiamento climatico. E come ACRA sostanzialmente supportiamo e gestiamo un gruppo di attivisti all'interno sempre del progetto Food Wave, e i quali si incontreranno oggi pomeriggio qua nella cornice del Climate Fest, quindi bellissimo essere qui e portare anche i nostri attivisti in questa cornice. Verremo oggi pomeriggio assolutamente a vedere, è in programma quindi un evento aperto a tutti? Allora diciamo di sì, cioè nel senso, okay, le persone si possono avvicinare, possono sentire un po' di che cosa fa l'evento. Abbiamo deciso di coinvolgere diciamo in questo incontro anche le altre realtà presenti qui al Climate Fest, anche per conoscersi e fare un po' di promozione delle attività che fanno, perché uno degli obiettivi credo dell'ambientalismo debba essere anche quello di mettere in rete tutte le realtà che operano anche qua, soprattutto a Milano, ecco. Ecco, ti faccio una domanda che sto facendo un po' a tutte le associazioni presenti a questo importante evento, no? Quando parliamo di cambiamenti climatici, a volte si ha come l'impressione di dire vabbè, ma tanto i cambiamenti climatici verranno poi. Però, come dicevo prima, appunto questo poi si avvicina sempre di più. Quindi qual è secondo te, o comunque magari quello che la tua associazione, che la vostra associazione promuove, la cosa più facile che riesca di più ad entrare, no, nella testa delle persone per questa transizione ecologica che sembra non arrivare mai?
Sì, diciamo che è da un bel po' di anni, da almeno 60 anni, che si inizia a parlare anche con dati scientifici dell'esistenza poi di cambiamenti climatici. Mi viene in mente ad esempio il report limiti allo sviluppo, alla crescita in realtà, poi tradotto in italiano lo sviluppo, che è del 72, quindi già da quella data si inizia a parlare di cambiamenti climatici, di come, diciamo, di trend verso appunto il futuro, e quindi un trend negativo, diciamo. E come organizzazione penso che, appunto, viste le attività che svolgiamo all'interno della scuola, quindi con i ragazzi, si debba fare un lavoro molto, molto importante, innanzitutto per aumentare la consapevolezza e anche, diciamo, informare dell'esistenza di questo problema, che sta già toccando la loro generazione e toccherà sempre di più nei prossimi anni. Ecco, ma sono più sensibili le nuove generazioni rispetto a questo tema? Se bisogna guardare comunque gli ultimi dati statistici, direi di sì, nel senso la consapevolezza tra i giovani è aumentata. Sicuramente bisogna lavorare anche molto di più su come informarli e le modalità di informazione, però sì, direi di sì. Sono anche un esempio comunque i movimenti ambientalisti che sono nati negli ultimi anni, che si stanno sviluppando e comunque in un modo o nell'altro stanno avendo un'impronta importante sull'opinione pubblica. Perfetto, grazie mille. Allora ci vediamo oggi pomeriggio, avremo qui un po' a spiare quello che state facendo. Grazie, buon proseguimento. Ok, proseguiamo in questa nostra passeggiata. Qui alla nostra sinistra c'è la stand della Coop, quindi anche la Coop è presente. Mi avvicino giusto un attimo anche qui per fare due domande. Possiamo farvi due domande? Allora mi avvicino, chiedo, senza rompere niente ovviamente. Allora, tante associazioni, anche la Coop qui, che non serve neanche che la presenti. Siamo sempre qui. Climate Fest 2022, grande partecipazione. Quanto è importante sensibilizzare l'opinione pubblica su un argomento così, così importante come il cambiamento climatico? Direi che è molto importante, soprattutto perché ci riguarda da vicino nell'alimentazione, nelle problematiche che possono derivare appunto dal cambio climatico, ovvero piogge improvvise, uragani, cose che noi in Europa non siamo abituati a vedere e vorremmo continuare a non essere abituati a vederle. Certo. E state promuovendo qualcosa di particolare? Ecco, allora chiedo a Matteo di inquadrare la locandina. Sì, diciamo che attraverso un quiz gioco sensibilizziamo le persone nell'importanza di mantenere le api tra i primi posti come attenzione, e attraverso questi quiz chi risponde si rende conto che spesso e volentieri non ha tutte le nozioni per capire quanto è importante preservare le api. Perfetto, grazie mille, buon proseguimento. Grazie. Ok, eccoci qua. Ripeto, stiamo facendo un giro, abbiamo appena intervistato la Coop, che è presente su tutto il territorio italiano per sensibilizzare appunto la questione del cambiamento climatico, che come sappiamo è una questione molto molto importante. Mi avvicino anche all'orto comune di Niguarda, perché vedo un sacco di piante e vegetali. Buongiorno. Buongiorno. Chi è la sfortunata che risponda a qualche domanda? Io direi di no, risponde lei in condizioni un po' migliori. Non ti vedono, eh? Non ti vedono. No, non no. Vero, no, ti vedono. Allora, siamo qui, Climate Fest 2022, importantissimo evento per sensibilizzare l'opinione pubblica comunque sui cambiamenti climatici, e vedo che vendete un sacco di prodotti. No, non vendiamo assolutamente, okay. Perché siamo un'associazione di promozione sociale, okay. Siamo un orto condiviso e quindi le nostre verdure le cediamo e chiediamo alle persone di sostenere i nostri progetti. Ad esempio, nello scorso anno abbiamo dato più di 600 kg di verdure per le spese solidali per il sostegno alle famiglie del quartiere. Quindi i nostri obiettivi non sono solo quelli di produrre, certo, delle verdure biologiche, ma quello di stare insieme, persone di età diverse, perché ci sono dai bambini che vengono all'orto con i genitori oppure con le scuole, perché abbiamo molte scuole che ci vogliono bene e vengono a trovarci. E quindi avere un contatto stretto con la natura, ma stare bene anche tra le persone che sono in orto e con il quartiere. Certo, vedo che stai trasportando. Allora, qui che cosa abbiamo? Queste sono delle taccole. Delle taccole, ok. Sono dei legumi, come vedete, dei quali si mangia anche la buccia.
Ah, ok, ok, quindi non si butta niente. No, infatti uno dei nostri punti di forza è proprio quello di evitare gli sprechi anche in campo, perché ad esempio con le parti verdi dei finocchi che di solito non finiscono sui banchi del supermercato e vengono buttate, noi facciamo dell'ottimo pesto e abbiamo fatto anche dei corsi proprio per imparare a utilizzare le parti meno nobili della pianta. Allora, io farei anche un giretto qui per capire un po' che cosa, quali prodotti appunto avete allora, portato. Questa è della rucola. Ok. Queste sono delle bocche di leone. Ok. Questi sono dei lamponi. Poi abbiamo delle erbe aromatiche di molti tipi diversi, dalla menta, la salvia, di salvia, e poi nell'orto abbiamo tantissimi tipi di salvia diversi. Quella è la cipolla egiziana, poi abbiamo delle lattughe e altri tipi di insalate. Ah, e poi ci sono, mi sta suggerendo Arianna, anche queste viole, queste calendule, che sono fiori, anche bocche di leone, che sono fiori commestibili, che possono essere aggiunti all'insalata, insieme ad esempio ai nasturzi. Ecco, ti faccio una domanda che esula un po' anche da quello di cui stiamo parlando adesso, però quanto è importante sensibilizzare le persone a un tema così, così appunto importante come è il cambiamento climatico? Beh, è importantissimo. Ad esempio noi nell'orto abbiamo anche delle arnie, e facciamo del miele, e quindi capire che siamo all'interno di un ecosistema in cui ci siamo noi, ma ci sono anche altri esseri viventi e anche i vegetali fanno parte di questo ecosistema, che va rispettato, perché altrimenti tutto non torna. E quindi il tema del cambiamento climatico è assolutamente, lo vediamo in questi momenti. Ci sono momenti in cui nell'orto sembra che sia estate e poi arriva il diluvio e rischia di stroncarti tutto il lavoro. Insomma, è fatto di momenti di questo tipo, insomma, di picchi di caldo e di picchi invece di cadute di temperatura, che sicuramente alle verdure non fanno bene e neanche a noi. Dove vi troviamo? All'orto comune di Niguarda e via Cherso, vicino a via Tremiti. Perfetto, grazie mille. Nel Parco Nord. Perfetto, grazie mille, buon proseguimento. Oh, a momenti butto giù lo stand, anche queste cose, ahimè, succedono. E proseguiamo nella nostra camminata. Abbiamo qui lo stand di Resilient Gap, Global Action Project. Noi appunto proseguiamo, insomma, abbiamo intervistato varie realtà che si sono presentate qui a questo Climate Fest, e il minimo comune denominatore che associa tutte queste realtà è appunto quello della sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici, che è un tema veramente importante. Noi come Milano News continuiamo a ripeterlo da mesi, è un tema importante che dovrebbe essere tema di dibattito pubblico in Italia, ma non solo ovviamente in Italia, e appunto su quello che ci circonda, no? Perché la terra fondamentalmente è la nostra casa, e quindi il paragone che di solito si fa, tu non butteresti mai un pezzo di carta per esempio in casa lasciandolo lì, che è quello che ahimè succede per esempio nei parchi. Quindi eventi come questi aiutano a sensibilizzare l'attenzione. Poi tra l'altro adesso chiedo anche a Matteo magari di girarsi e di vedere un attimo quanta gente che piano piano si sta avvicinando. Noi siamo qui comunque dalle 10 del mattino, che per essere sabato è un orario comunque presto. Adesso, se non erro, sono circa le 11 e comincia ad aumentare anche il numero di persone che partecipano a questo importante evento. Mi avvicino a un altro stand. Allora, chi è il fortunato o la fortunata? Ok, perfetto. Allora, intanto ti chiedo di chiederci, Extinction Rebellion è il nome della vostra associazione? No, Extinction. Extinction. Sono quelli, okay. Sì, quelli ovviamente. Di ovviamente. Okay. E, no, potremmo fondarla, perché noi abbiamo spin-off, no? Per esempio, abbiamo Animal Rebellion, potremmo fare Extinction Rebellion. Vi ho dato un'idea. Allora, perché siete qui? Qual è lo scopo, comunque le ragioni della vostra associazione? Allora, il nostro movimento, che nasce in Inghilterra nel 2018, siamo in Italia dal 2019, e se lo dici in italiano e ci metti un punto di domanda davanti e un punto esclamativo alla fine, il nostro nome dice tutto, cioè siamo a rischio di estinzione,
E la risposta è sì, e però vogliamo ribellarci, non possiamo accettare di correre questo rischio. Siamo qua perché è una straordinaria occasione di fare di contatto con le persone, quindi con le molte persone che passano di qui, che godono di un'area verde straordinaria, ma anche di fare relazioni con le altre associazioni. Il movimento che lotta contro la crisi ecoclimatica non nasce con noi, per fortuna, non nasce nemmeno con Fridays, nasce tanti anni fa, e queste relazioni sono quelle che ci danno poi forza, e quindi non siamo gli ultimi arrivati che devono, noi siamo tra gli ultimi arrivati, ma siamo dentro un movimento internazionale e globale che è fatto da tantissime altre associazioni che lottano con noi. Ecco, intanto chiedo a Matteo se può mostrare tutti i vari, le varie locandine che potete vedere. Insomma, è un tema ovviamente che tocca a tutti noi da tanti anni in realtà, però non se n'è mai parlato così tanto come in quest'ultimo periodo. Guarda, io mi dispiace smentirti, perché in realtà se ne parla da tantissimi anni. Io sono la smentita vivente che il tema del clima sia un tema per ragazzi. Anzi, il mio invito è a ribellarsi anche contro l'infantilizzazione che spesso viene nascosta dietro il parlare dei ragazzi del clima, le ragazze del clima. Io ho 56 anni e ho fatto l'università nella seconda parte degli anni 80, e già si parlava del rapporto del Club di Roma sui limiti dello sviluppo, già si studiava ecologia, economia ecologica. Nel 92 c'è stato il Summit di Rio sulla Terra, l'IPCC nasce poco dopo. In realtà se ne parla da molto tempo, ma abbiamo sempre perso, cioè è questo il tema, non è che non se ne parlava, in realtà abbiamo perso, no? Perché se avessimo decarbonizzato 30 anni fa, gli sforzi che ora sembrano enormi di fronte a noi sarebbero stati molto più diluiti nel tempo e lenti. Ora abbiamo davanti un appuntamento drammatico, perché dobbiamo decarbonizzare in pochissimi anni per evitare che le residue possibilità di superare non l'1,5 che è già perso probabilmente, certo, ma il 2,7 di riscaldamento medio globale, che vuol dire picchi molto più elevati e la desertificazione di ampie aree e la trasformazione in zone invivibili di parti importanti della terra. L'abbiamo visto in questi giorni nel subcontinente indiano, dove si sono sfiorate temperature che, associate all'umidità, sono inadatte, rendono impossibile la vita umana, quindi causano la morte come se fosse un veleno, e questo è assolutamente drammatico ed è una cosa che già oggi coinvolge soprattutto le popolazioni del sud del mondo. E quindi questo è molto importante per noi, dire che la tematica della crisi ecologica e climatica innanzitutto non è solo del clima, ma c'è un enorme tema anche legato all'ecologia. Se oggi, certo, bacchetta magica, smettessimo di emettere gas serra, avremmo, scusami l'espressione, respireremmo ancora merda, mangeremmo ancora merda l'incredibile concentrazione di inquinanti che abbiamo nell'acqua, nella terra e nell'atmosfera. Ecco, ma nel nostro piccolo, per esempio, che cosa possiamo fare per cercare di migliorare questa situazione? Perché è ovvio che grandi decisioni possono essere presi solo all'interno appunto di governi o comunque associazioni internazionali, ma nel nostro piccolo, nel quotidiano, che cosa possiamo fare? Allora, il nostro movimento ha un principio che è non biasimare e non incolpare. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che tutti noi siamo dentro un percorso, su un cammino, ma a diversi livelli del cammino, e non c'è nessuno che è in grado di dire a livello personale, singolo, io sono
sono perfetto, io sono giusto, siamo tutti dentro un sistema tossico. Il tema delle iniziative individuali è un tema molto importante, ma attenzione, perché è uno strumento di con il quale si è uno strumento di greenwashing fondamentalmente. Okay. Quindi io quello che posso dire è che tutti noi dobbiamo ascoltare le voci delle persone che sono attorno a noi e provare a ragionare sulla propria dieta, sui propri consumi, sui propri viaggi, su tutta una serie di cose. Ed è giusto farlo, è giusto ragionarli, ma la soluzione è una sola, e quello è la ribellione. Dobbiamo bloccare il sistema per come è fatto oggi e imporre agli stati di agire, perché è solo a quel livello che il cambiamento sistemico può avvenire. Perfetto, grazie mille, è stato chiarissimo. Grazie a voi. Buon proseguimento. Grazie a voi, ciao. Ok, ci siamo, stiamo tornando piano piano alla base. Io direi che abbiamo intervistato, come stavamo dicendo prima, tante associazioni appunto arrivate qui. L'ultimo appunto è Extinction Rebellion, che è un'associazione, un movimento, come dicevamo prima, che punta a una sorta di ribellione ecologica che sia in grado proprio di scardinare questo sistema che fondamentalmente non aiuta a fare una transizione che è fondamentale per il futuro della nostra generazione e per le future generazioni. Io direi che possiamo anche chiudere qui questo servizio, ricordandovi che appunto noi come Milano News siamo in diretta, siamo qui presenti al Climate Fest, siamo qui da giovedì, siamo presenti fino a domenica. Ci potete seguire su tutti i nostri canali social e sul nostro sito web www.milanonews.it per restare aggiornati appunto su quello che succede in questo bellissimo evento.